Siamo con il tecnico del Pescara Baby Pillon. Piccolo bilancio del campionato fino a questo momento, Pillon. Ma diciamo che se avessimo detto all'inizio del campionato di essere in questa situazione, penso che saremmo stati contenti. È chiaro che ultimamente qualche partita l'abbiamo toppata e questo ci rammarica molto, perché secondo me potevamo fare molto di più, ma sono sicuro che con il lavoro, con la determinazione che abbiamo sempre messo sul campo, supereremo anche questo momento. Il presidente Sebastiani qualche giorno fa ai nostri microfoni ha detto: a Pillon chiedo un piano B quando le cose non vanno. Cosa risponde? Ma il presidente è giusto che esponga i suoi pensieri, perché è lui il presidente della società, rispetto sempre molto le sue idee. Poi non c'è nessun problema per me, lui non c'è nessun problema, anzi diciamo che andiamo molto d'accordo da questo punto di vista, perciò chiaramente lui ha le sue esigenze, vede le cose a suo modo e le esprime. Perciò io sono allenatore e cerco sempre di fare il meglio per la squadra e cercherò di continuare a fare quello che ho sempre fatto, mettendo tutto me stesso per la causa del Pescara, che questa è la cosa che conta di più. Ecco, fermo restando che la classifica dice che il Pescara fino a questo momento sta facendo un campionato anche al di sopra di quelle che erano le aspettative estive, quello che abbiamo visto nel secondo tempo di Verona, e chiudiamo Pillon, ovvero Palazzi, ma che potrebbe essere anche Canutè appena recupera, davanti la difesa con un trequartista e due punte, potrebbe essere quel piano B? Ah, il piano B è che anche in corso della partita abbiamo sempre mutato alle volte atteggiamento, come voi avete visto, alle volte ci siamo schierati anche con la difesa 5 per mantenere il risultato. Dipende sempre dall'andamento delle partite. È chiaro che avendo lavorato molto sul 4-3-3, cambiare di punto in bianco può essere pericoloso. Però le soluzioni ci devono essere, si può lavorare anche su altri moduli, come stiamo cercando di fare, con calma, con pazienza, ma senza avere la frenesia di cambiare tutto, perché sembra che tutto sia stato un disastro fino adesso, invece questo non è vero, nel senso che giocando in questo modo abbiamo fatto anche delle belle partite, abbiamo raccolto dei punti importanti e se siamo arrivati anche a questo risultato è grazie anche al lavoro che è stato fatto su questo modulo. Perciò bisogna sempre avere la pazienza, essere molto attenti e lucidi quando si fanno queste analisi. L'ultima proprio, la chiudiamo in maniera simpatica, insomma, è un ricordo migliore di Walter Zenga giocatore oppure è preoccupato di questo Walter Zenga allenatore? No, Walter Zenga secondo me è un allenatore che secondo me fa la strada. Mi piace come interpreta le partite, come le studia, come applica il calcio del Venezia. Da quando è arrivato lui la squadra è voltato pagina, è un'altra squadra, propositiva, sta facendo risultati a tutti i campi, perciò complimenti a lui, perché secondo me è un allenatore che verrà sicuramente fuori.